Buongiorno e benvenuti in questo appuntamento settimanale al CUFRAD. Oggi troviamo qui un nostro ospite, la signora Camilla, che ci racconterà un po' della sua storia di vita, di come è iniziato con le sostanze, fin dove l'hanno portata e come in qualche modo hanno portato in rovina la sua vita. Io direi di non aspettare ulteriormente e passo la parola a Camilla. Niente, io ho cominciato prestissimo, all'età di 12 o 13 anni forse, con l'eroina, e perché sto capendo da qua, facendo un percorso, che ho cominciato per i problemi che io avevo a casa, con la mia famiglia, con mia mamma soprattutto, con il rapporto con mia mamma, dove io da piccolina mi sono sempre sentita un po' fuori luogo dentro quella casa. Io ero un po' sempre la ribelle, un po' che gli piacevano cose diverse da quelle che loro si aspettassero per me. Quindi io mi sono sempre sentita, come dicevo, sbagliata. E questo ha fatto sì che entrassi io in sfida con loro. E è cominciato così, come un dire, faccio tutto il contrario di quello che tu vuoi per me, così ti rendi conto che forse anche la mia, quello che voglio io conta, deve contare, non è che io devo fare quello che dici tu o mi deve piacere quello che piace a te. Questo, io penso che sia cominciato per questo, e così è stato sempre poi, finora. Perfetto. Questa cosa penso che sia un po' comune a tutta la fase adolescenziale di qualsiasi individuo, maschio o femmina che sia, quella ribellione nei confronti dei genitori, di sfida, come dicevamo, rispetto a quelle che sono le aspettative riposte su di noi. A volte questo peso delle aspettative che ci piomba addosso spesso ci porta a prendere delle strade sbagliate pur di non andare a eludere le aspettative che i nostri genitori avevano su di noi. Questa cosa probabilmente per Camilla è stato un peso talmente gravoso che l'ha portata ad allontanarsi il più possibile da quel contesto e da quello che era il percorso magari tracciato per lei. Com'era il rapporto in casa con la mamma, con papà? Cos'è successo in quel periodo? Perché era così oppositiva la Camilla bambina con i genitori? Allora, diciamo che io ho più vissuto con mia mamma, perché mio papà ha sempre lavorato fuori, perciò tornava solo il fine settimana, e quando tornava era quello che, diciamo, mamma gli raccontava tutto quello che succedeva durante la settimana, perciò per me lui era quella figura che regolava i conti, perciò era meglio che non avevo niente a che fare con lui, perché per me quello ha sempre fatto mio papà, quando lo vedevo, quando ero proprio piccola, perché poi... Quindi il problema era il rapporto con mia mamma, che vivendo sempre con lei mi trovavo spesso a litigare per cose che magari lei, essendo che anche lei è cresciuta sola comunque, perché la mia nonna è morta presto, quindi lei è stata sola da bambina anche lei, si è rimboccata le maniche, lei da me forse quello cercava e voleva quello, cosa che io invece non volevo andare a scuola, non volevo studiare, non volevo, quindi erano tutte queste le litigate che facevo tutto il giorno e quindi si è rovinato mano a mano. Preferivo stare sempre di più fuori casa, a tal punto che poi sempre molto presto me ne sono andata per non stare con loro. Ecco, e questa è la ribellione, il punto più alto della ribellione, l'allontanamento dal nucleo familiare. Tanto è pesante l'aria che si respira, la rabbia, la frustrazione che cresce in quella casa, con magari a volte anche delle figure di genitoriali assenti, dove un papà che lavora suo malgrado tutta la settimana rientra e fa da sceriffo. Questa cosa giustamente pesa e grava sulle spalle di una bambina, con una madre che a suo tempo, probabilmente madre bambina anch'essa molto giovane,
si è trovata a chiedere un aiuto, una responsabilizzazione maggiore alla propria figlia, che però voleva vivere la sua vita in modo più indipendente. E ha portato questo all'allontanamento da casa in un'età molto giovane. Cosa succede dopo? Dopo ho cominciato così con tutti i problemi che tuttora ho con la giustizia, perché poi stando fuori di casa e mi sono trovata subito, praticamente subito, a dover fare reati, rapine, furti, già da minore, solo che magari minorenne me la sono cavata, diciamo, poi a 18 anni subito il primo arresto e da lì è... tuttora sono ancora a dover scontare condanne perché stando fuori sola, quello ho fatto per procurarmi la droga, per mangiare, per vivere comunque. Ho preferito fare reati pur di non stare a casa, di non tornare a casa. Volevo talmente la mia vita, perché tanto dicevo, se sto là devo fare quello che loro vogliono, o comunque mi danno un margine, mi fanno capire che sì, va bene tutto, puoi scegliere tutto, però poi all'ultimo mi hanno sempre messo e dettato delle condizioni che scelta non avevo. Quindi io ho preferito provare a farmi la mia di vita, sbagliando, perché poi non avevo i mezzi, non avevo le condizioni giuste per poter fare quello che io volevo realmente per me. E mi sono trovata mano a mano a scivolare sempre più in basso, e questo. Anche questa è una cosa molto comune a chi si avvicina alla via delle sostanze. Il piccolo furto, che poi diventa qualcosa di più grosso, che inizia con un problema con la giustizia, che poi non finisce più. Questa cosa la vediamo molto spesso, e è comune perché ovviamente i soldi non bastano, perché si comincia a fare una vita da strada, come dicevamo, e quindi si ha contemporaneamente anche la necessità della sostanza. E allora di necessità si fa virtù, cominciando a percorrere, a intraprendere una strada davvero che diventa buia, piena di ostacoli, e il più lontano possibile da quella che potrebbe essere una vita sana e luminosa. Questo secondo me porta a quello che poi è un circolo vizioso, ovvero che più si va avanti in quel percorso, più poi ci si sente quasi inutili e si pensa che non si possa mai migliorare da quella condizione, non ci si possa mai rialzare, e quindi l'unica cosa fattibile è continuare in quella via, quindi continuare a fare furti, continuare con le irregolarità, continuare con le menzogne e continuare con le sostanze. Io voglio sapere se è successo anche a te di ritrovarti in questo tunnel oscuro. Sì, è così, perché poi cominciando presto con quella vita, conosci solo quello, non è che hai avuto altre possibilità di vedere, se riesci anche in altre cose nella vita. No, io ho sempre solo fatto quello, mi sono autoconvinta che quello io posso fare, quello è. Non c'è altro, ma perché non sono capace di fare altro, non l'ho mai fatto. E quindi poi arrivi a un punto che ti fa comodo restare lì, stai bene lì, cioè, trovi la tua dimensione, la tua vita, comunque riesci ad andare d'accordo, riesci a portare avanti quello che all'ultimo ti interessa, che sono poche le cose che realmente vere che interessano quando c'è la droga in mezzo. E niente. È importante sentire queste parole, perché probabilmente molte persone che ci guardano e che hanno probabilmente le stesse problematiche si possono ritrovare in quello che stai dicendo. È fondamentale quando tu dici che faceva comodo, era quella comfort zone in cui ok, forse io posso fare solo questo, sarò solo questo, qui me la cavo, ho quello che voglio, soddisfo i miei bisogni,
perché devo cambiare. Però io andrei un po' più a fondo rispetto a questa cosa, perché quella è appunto una comfort zone, è uno scudo protettivo che ci barrica da quello che è il problema reale, da quello che siamo noi veramente, che invece è quello che stavi affrontando prima, ovvero io ho sempre fatto quello e ho paura che non sarei capace di fare altro. Quella paura quanto invece ti spinge a proseguire su quel cammino? E a oggi, secondo te, è vero che non sei capace di fare altro? No, oggi no. Oggi io ho sperimentato, comunque provo, fino ad ora sto provando anche qua in comunità, sto provando a sperimentarmi proprio in altre cose totalmente diverse da quello che ho fatto finora, e sinceramente da quando sono qua mi sto rendendo conto che era tutta finta quella vita, perché a me piace fare altro, mi piace vedermi in un'altra maniera, sto bene, quella è la vita che io volevo per me e che voglio. Solo che comportano delle cose che, tipo prendersi ognuno le proprie responsabilità, un altro punto che per noi è difficilissimo per persone come noi, doverti prendere carico, responsabilità o tenere conto di chi hai vicino, di tante cose, di portare avanti una vita. È dura, è difficile farlo, perciò uno tende, va bene, dici, senti, rimango qua all'ultimo, mi può andare bene così, mi accontento, mettiamola così. Io non mi voglio accontentare più, perché poi ho perso un figlio. Per me il mio fondo più basso è stato perdere mio figlio, la cosa che volevo di più, sia io che mio marito. E quando poi, dopo una gravidanza, dopo aver partorito, dopo aver sentito tutti quei dolori e poi non l'avevamo più, lì mi sono resa conto, tutte e due ci siamo dette, aspetta, forse c'è qualche cosa da risolvere, dobbiamo risolverla, perché se siamo arrivati a questo era la cosa più importante per noi, vuol dire che qualche cosa che non va c'è. E se non la facciamo ora, con quello che ci è successo ora, non la faremo più. E da lì abbiamo deciso di entrare in comunità e di mettercela tutta, per quanto può essere difficile, per quanto uno può sbagliare, per quanto è improntata tutta dentro tutta quella vita, perché abbiamo sempre solo fatto quello, comunque, anche se sì, nella vita dei periodi, dei mesi dove uno stava meglio, ci sono stati, perché ci sono stati, però poi alla prima difficoltà torni sempre dove a comportarti come già, l'unica cosa che conosci è quella, torni subito là. Quindi qua in comunità serve il lavoro maggiore, imparare a gestire tutto quello che finora capita e capita a tutti, solo che tu la gestisci in una maniera, io distruggo me stessa e tutti quelli che mi stanno intorno. Ecco, questo è un messaggio fortissimo e fondamentale, perché chi ha fatto uso di sostanze per tanto tempo, ha fatto quella vita, anche a livello comportamentale ha costruito quei muri, spesso si fa terra bruciata attorno, distrugge, come detto tu, se stesso e tutti quelli che si hanno attorno. Questa è una cosa su cui io mi soffermerei tantissimo, la distruzione di tutto e di tutti. È quasi come se per stare in quella comfort zone uno dovesse continuare a soffrire all'infinito, sapendo di farsi del male giorno dopo giorno, ma accetta quello, quel dolore, quella sofferenza, sapere di distruggersi, di distruggere le relazioni con gli altri, meglio quello che invece affrontare le difficoltà di petto. Che svegliarsi la mattina e dire ok, lo so che oggi ho queste cose da fare, difficili, complicate, non so come risolverle, però lo devo fare. Però iniziamo dalla prima. No, si preferisce distruggere,
fuggire, scappare dal problema, nascondersi. E secondo me quello è il pallino fondamentale, è il fulcro, il nucleo su cui iniziare a lavorare, su di sé. Non siamo solo distruzione. Come dicevi, ci sono stati dei periodi buoni, poi alla prima difficoltà si ricominciava. Quindi forse bisogna cercare di cambiare il proprio comportamento per costruire piuttosto che distruggere. Questa cosa io vorrei che magari tu approfondissi un po' anche su come ci si sente quando si distrugge tutto, quali sono le emozioni che scaturiscono, rabbia, frustrazione, odio, raccontaci. Quando distruggi tutto, quando arriva una situazione dove tu dovresti avere potresti scegliere di fare altre cose, noi tendiamo a distruggere tutto, è perché comunque rimaniamo, io credo, per come me la sono vissuta sempre, io ero la vittima anche, quindi comunque io ero la drogata, poverina, tanto quella si droga, è così, quindi può fare tutti, puoi aspettare di tutto, il peggio, e tu però là inizialmente non te ne rendi conto, io me ne rendevo subito dopo mi rendevo conto di quanto distruggevo ogni cosa, e poi me ne pentivo, ero triste, poi si ti viene rabbia perché dici, ma se ci pensavo prima o prima di arrivare a questo magari qualche cosa si poteva salvare, quindi poi stai male perché ti senti in difetto. Io mi vergognavo magari a guardare spesso in faccia le persone, perché poi mi sono fatta terra bruciata intorno, ma magari coi reati stessi, soprattutto anche per quelli, perché poi nessuno più ti dà una lira, dici, tanto è così, resta così, stai male, perché alimenta ancora di più tutta l'idea che tu hai da una vita, cioè che non vale niente, non potrai fare nient'altro. Questo. È vero, questa cosa è importantissima. Sicuramente io lo penso come lo pensiamo tutti qua, non è così. E dovete iniziare a pensarlo anche voi, anche tu Camilla. Devi iniziare a pensare che vali di più, che puoi essere di più, che sei di più. E anche se finora hai solo distrutto, si può imparare a costruire qualcosa di buono. Però bisogna partire da noi. E qui in comunità si fa quel tipo di percorso. Se magari ci racconti un po' come hai iniziato ad affrontare questa nuova vita, questa nuova versione di te, cosa fai qui? Allora, qua io sono arrivata dal carcere dopo un bel periodo ultimo passato in carcere. Ho deciso di venire qua proprio per darmi una possibilità e dare un valore anche alla scelta che io avevo preso per me, per la mia famiglia, quindi mio marito e tutti. E ho cominciato sbagliando, perché prendendo le cose così, o comunque riportando qua il mio modo di vivere, che ho sempre vissuto fuori, che ho vissuto sempre in carcere, perché poi in carcere, anche il carcere per me ha segnato tanto, perché in carcere devi avere un certo comportamento, quindi ti devi adattare, devi essere così, perché sennò ti schiacciano. E io qua quello ho fatto inizialmente. Scontri, non le regole assolutamente, neanche a parlarne. Tu mi dici a me quello che io devo fare? No. E allora non va. E quindi ho cominciato così, ho riportato semplicemente quello che ho sempre fatto. Poi piano piano mi sono resa conto che invece, però stavo male, perché poi le emozioni sono sempre quelle, quei sentimenti di comunque che non sei a tuo agio, tu ti rendi conto di non aver fatto una cosa, non ti fa stare bene, stai male, te la porta appresso.
quando ho provato a fare altro, anche nelle situazioni più semplici, magari invece di qualsiasi cosa, a comportarmi in modo contrario a quello che mi veniva da fare di istinto. Contrario, poi se era giusto, se era sbagliato, intanto ho provato a fare il contrario, ci sulle volte, ho cominciato così, ci sono state volte dove sono riuscita, delle volte dove ancora non ci riesco. E la comunità è dura, non è semplice, di difficoltà le incontri tantissime tutti i giorni, scontri anche con i miei responsabili, perché poi io il mio carattere mi rendo conto che è anche tanto forte. E come prima impressione io sono anche un po' abbastanza dura, non faccio entrare facilmente, non mi fido. E quindi poi niente, così ti dai la possibilità di fare cose diverse. Quando questo faccio io qua, ancora ho difficoltà e le avrò sempre, perché comunque è difficile staccarsi da tutta una vita. Però poi io spesso il lavoro che faccio, quando mi capita di avere una difficoltà, cerco di farlo quando riesco, a guardare come sto quando vado appresso al mio modo di essere da sempre, e come sto quando faccio cose diverse. Io mi rendo conto di stare meglio dall'altra parte. Ecco, anche questo direi che spiega tantissimo di come ci si sente, di come si affronta la vita comunitaria, della difficoltà di gestione dei propri comportamenti, che spesso magari sono reiterati da una vita di strada, da una vita fatta di difficoltà, dove poi però si sta male. E qui hai detto una cosa che secondo me è fondamentale, che a volte può sembrare semplice nonostante non lo sia, che provo a fare l'opposto di quello che il mio carattere mi dice, di quello che la mia testa mi dice. A prescindere che sia giusto o sbagliato, io provo perché già penso che quello che avrei fatto io sarebbe stato sbagliato. E questo poi a volte ti fa sentire bene, perché ti riconosci nell'aver fatto qualcosa di buono, qualcosa di giusto. Ed è vero quello che dici, la comunità sicuramente non è facile, è per un motivo, è uno soltanto. Ti mette di fronte a te stessa, alle tue difficoltà, ai tuoi limiti, e giorno dopo giorno si impara ad affrontarli, a non scappare più. Ed è quello che stai facendo. Ora, io direi anche, magari possiamo salutare i nostri spettatori raccontando pure, dicendo, lanciando un messaggio rispetto a qualcosa di positivo, qualcosa che potrebbero evitare. Cosa potremmo dire ai ragazzi che ci guardano, che magari si trovano nella tua stessa situazione di qualche anno fa? Che consiglio gli dai? Di fermarsi in tempo e di non... che se si rendono conto di non riuscire più a sostenere quella vita, perché poi devi sbattere il muso e uno potrebbe evitarlo, di prendersi la forza di entrare in un posto come questo per cercare di... si può recuperare sempre, non è mai tardi, uno deve solo trovare il coraggio di mettersi in discussione e di rivedere tutto quello che è stata la sua vita. Perché se siamo arrivati a fare certe cose, qualche cosa che non andava c'era e c'è tuttora in noi. Quindi se si tratta di questo, quello che uno vuole per se stesso. E niente. Ok, ringrazio Camilla per essere stata con noi e per averci dato questo immenso contributo. Vi saluto e in bocca al lupo.